essere live, se non sbaglio. I don't know. Sì, ci siamo. Dopo quasi un mese risono tornato su YouTube. Infatti questo è un video, oltre che per ricominciare a prendere la mano con YouTube, anche per spiegarvi perché. Comunque, poi sono stupido perché dopo vedete dettagli, basta che mi sbrigo, non dovrebbe vedere niente. Siamo ragazzi sul server di Fear Games per farci qualche minigame. Vediamo un po' come va. Una merda, no? No, neanche troppo, ok. Ok. Vabbè, però sta andando... No, non sta andando fluido un cazzo. Niente. Vediamo. Purtroppo, raga, i mezzi tecnici sono anche uno dei motivi che mi ha spinto a fare meno video. No, raga, Minecraft non lo regge proprio. Cioè, OBS più Minecraft è veramente... la morte. Oi, dite raga, fammi una cosa, no? Ci andiamo a giocare al GCC poi quando avrò un PC decente per giocare a Minecraft. Ci giochiamo, eh? Non è cattiveria, ma... Che poi non sono andato tanto... cioè... mi sono aperto qualche pacchettino nel frattempo, per... o meglio, ho registrato il pack opening. Però indovinate, come al solito, per la mia grandissima fortuna, a chi non ha funzionato, a chi sono andati persi i dati, che proprio non mi ha preso la rec, chiaramente al sottoscritto. Per cui raga, GCC, i mazzi sono quelli di prima, con qualche carta nuova chiaramente, molte carte aggiunte. Ho provato anche a creare un nuovo mazzo, ma purtroppo non va bene, non funziona proprio benissimo. Continuo a laggare, però lagga di meno. Magari provo a cambiare le impostazioni dal GCC. Non capisco perché non mi faccia vedere la stream da telefono per condividerla. Ah, ok, sì, c'è, però più giù. Allora, andiamo direttamente qui. Impostazioni, video. Ah, perché ho più qualità che... ah, che velocità. Mettiamo velocità anche se il gioco, ecco, in confronto graficamente non è molto... non va... non è esteticamente valido rispetto alla versione normale, ma... scusate, preferisco farvi un gameplay fluido che altro. Comunque, mazzi nuovi. Abbiamo Pingu,
E Inferno, due mazzi che non valgono una sega, mentre Marowak Control che sta... ha fatto tipo una kill in mesi e mesi. Comunque direi che ho giocato fino a mo', quindi finalmente una nuova live, ma che fine hai fatto? Rega, c'era il PC che era andato in surri... cioè si era surriscaldato il PC. Poi per motivazioni personali che sono principalmente legate allo studio, avevo molto meno tempo. E energia, soprattutto energia, perché il tempo alla fine il pomeriggio quell'oretta ce l'avevo, però ero sempre sfinito. Quindi diciamo mi sono preso una pausa, un po' di pausa e sono qui adesso. Allora, per cui ci iscriviamo con l'Obstagang. Perché ragazzi, fidatevi che questo mazzo mi sta decisamente garbando e non poco. Perché sinceramente gira molto meglio di altri. Molto molto meglio di altri. Sì, adesso è sistemato per quanto riguarda il GCC. Come puoi vedere il GCC va molto più fluido. Problema è Minecraft. Minecraft ci ho provato anche poco fa in diretta. Allora, senza OBS va in maniera decente. Nel senso che puoi registrare fino a tipo settembre senza problemi. Allora, penso di sì. Sinceramente penso di poter registrare senza problemi. Poi devo anche acquistare componenti nuovi. Devo acquistare. Voglio, cioè, da qualche parte dovrei avere una webcam per cui potrei finalmente inserire la facecam. Probabilmente inizierò a riportare FIFA, credo, da settembre. Carriera, chiaramente, perché non sono masochista. E Foot è da masochisti. Poi spero finalmente poter iniziare a portare anche spacchettamenti in Real, perché, insomma, spero di potervi portare un po' più di prodotti. A breve vorrei cercarmi anche un lavoretto per avere qualche soldino in più e portare qualcosina di qualche prodotto in più. Inoltre, vabbè, a breve dovrebbe uscire, o meglio, devo finire di registrare e montare tutto, ma uscirà un video molto molto importante che spero vi piacerà. Vado, sono più dislessico del solito oggi. E niente. Sì, fra, ti giuro, prima mi si frizzava senza OBS aperto il GCC. Tipo, quando abbiamo registrato insieme, una settimana dopo ha smesso di funzionare quasi tutto. Perché, raga, considerate che anche quando non registravo mica, o non facevo live, comunque qualche partitina, anzi qualche, un bel po' di partitine me le facevo. Comunque, vediamo di iniziare sto torneo cortesemente. Ah, inoltre vi avviso subito che probabilmente che da qu quando inizierò a fare video con la webcam probabilmente mi vedrete spesso bere, ma quello è perché io sono fatto così, io bevo un sacco. Poi, dai, per favore, sbrigatevi a scrivervi su che lo so che li volete i pacchetti, poi rompete il cazzo. Perché la gente che non si iscrive ai tornei, ma da una cosa che dà un urto. Grazie per il dislike, però spiegami anche, visto che c'è la sezione commenti live, quindi ti rispondo anche direttamente se posso, il motivo del dislike, perché sai, un dislike a me non cambia la vita, però
se c'è un qualcosa che non ti piace, ti posso provare a cambiarlo. Sai, è a questo che servono i dislike, non per metterli a cani scazzo, ma perché magari non hai nulla da fare e quindi vai a rompere. Perché ce n'è di gente che fa così. Quindi ti sarei molto lieto, cioè ti sarei molto riconoscente se mi spiegassi il motivo del dislike, così anche per far crescere meglio il canale, no? Dai, ancora 4 su 8, su. Per favore. Ok, 5 su 8, dai, ne mancano 3. Spero comunque presto di riuscire a registrare anche Minecraft, così da poter entrare sulla Pixelmon di Fior Games con Mudkip e oddio, con Fox, no? Sì, con Fox. E poi vabbè, in generale anche i minigame, provare a continuare la PhoenixCraft perché è un sacco che non avvia neanche il server perché lagga veramente troppo. Ed è un peccato perché in realtà avevo registrato il video in cui vi costruivo la casa, cioè mi costruivo la casa. Per carità di Dio non è venuta chissà che, però almeno era caruccia, piazzata sulla spiaggetta dell'isola. Poi dai, finito il torneo, proviamo a vedere anche se riesco a sistemare quei due mazzi. Cioè il pingu in realtà è semplicemente un mazzo base. Perso leggermente di vista il GCC purtroppo. Appena avrò il PC, se stiamo al 100% facciamo anche la Pixelmon e tutta la roba. Sì. Guarda, infatti ti volevo dire, ci sono un sacco di carte interessanti nuove. E dai, iniziamo. Mano della Madonna. Ah, raga, per chi non si intende il GCC e trovasse questa carta, se ce l'avete scambiabile e non giocate troppo, datela via perché è fortissima. Allora, Zigzagoon, 10 punti Audino, energia, vai. Diamine, dovevo usare l'abilità di Sableye, cioè potevo, non era nella strategia, però così era un valore aggiunto, diciamo. Ok, prendi Inkay. Allora, per chi non avesse visto il video sull'Obstagang, l'obiettivo è giocare Obstagoon e avere contro solo Pokémon base. Posso mettere 3 dislike? Va bene, se vuoi morire, sì. Ok, Zigzagoon. E ci mettiamo qui, Linun. Perché mi dovete fare queste cose dei dislike, porca puttana, dai. Mudkip, sei un coglione, ma dove queste cose? Scavare. Ok, perfetto. Prossimo turno almeno abbiamo l'Obstagoon. La chicchia comunque. Allora, stavolta siamo sculati perché siamo contro Malamar. Che prende. Ah no, ah giusto. Qui no, di solito contro i mazzi psico siamo avvantaggiati per la cosa del doppio danno. Qui semplicemente Malamar a 90 di vita. Che è esattamente il danno di Obstagoon. E io vi dirò: prossimo turno gli faccio fuori Malamar e gli danneggio forte Inkay.
No, invece, no, no, no. Perché sua madre fa un bellissimo lavoro. Ok. Mio. Ritira. Obstagon. Ordine del capo. Gli butto dentro Malamar. Sbarramento. E facciamo quittare il nostro avversario. And this is not bad. Non so se mi sentite, però io ho le cuffie altissime. Io ho le cuffie col volume altissimo, quindi sento più il gioco che i miei pensieri. Ora dovremmo aspettare altri 20 minuti che sta gente capisca cosa deve fare della propria vita. Vabbè, no, so che a parte alcune partite sono impegnative. Noi abbiamo avuto fortuna che questo qui proprio ha preso si è arreso. Vabbè che era in una situazione difficile perché evidentemente non aveva Malamar in mano e l'unico Malamar che aveva in campo gliel'avevo appena shottato. Chissà, vado, la prossima volta magari vi metto. Provo anche a mettervi una grafica che più o meno mi sto anche destreggiando con queste cose un po' più complesse. Anche se sono più da. Cioè, sono sempre stata una persona che faceva il video, montava insieme le parti e lo metteva per far vedere proprio la cosa pulita pulita. Però un po' di editing, alla fine fa la sua sporca figura. Oltre ad essere esteticamente più piacevole. Impressionante, nessuno che ancora ha finito ste partite. Se non ricordo male, io intanto non posso andare a farmi una partita, mi pare. Vabbè, vi faccio vedere le carte che non avete visto perché il video purtroppo non è potuto uscire. Quindi espansione nuova vecchia. Così, vecchia nuova. Nuova vecchia. Ok, si era buggato. Allora, queste le avevate viste. Vabbè, vi faccio vedere anche perché non ho visto il video mio o di Mudkip. Ho ben due Rillaboom VMAX. Vabbè, mi concentro principalmente sulle V e le VMAX. Poi chiaramente altre carte interessanti ci sono come Chandelure che i Pokémon con energie assegnate non hanno debolezza, per dire. Ho tre Ice Q. Vi giuro, io quando ho visto uscire il terzo pinguino, ho detto vaffanculo, ci faccio il mazzo solo per non tenerli lì. Ah, e tutti i pacchetti che ho aperto chiaramente erano non scambiabili, perché se ho dei pacchetti scambiabili preferisco darli via ultimamente, soprattutto per avere mazzi più interessanti a portarvi. Toxtricity V e VMAX. Poi qui.
Dragapult. Peccato che non ho il VMAX perché sennò sarebbe utile. Ecco, sta cosa mi fa incazzare come le bestie. Che ho 4 Karkol, ma nessun Rolycoly. E Colossal è utile perché comunque mi permette di assegnare una fuoco dalla pila degli scarti. Malamar V e VMAX. Poi. Acciaio non c'era, non c'era nulla. Poi Rillaboom V, Cinderace V, Max Hyper, Inteleon V, Max Hyper. Qui delle trainer ho Ordine del Capo, due palette che fidati sono belle fastidio. Ok, però su bussa. Un video. Ragazzi, se dovete iniziare a fare video, assicuratevi di non avere sorelle minori. Comunque, ah, io ho il 4 per di Sonia, perché oltre a quelle due normali c'è anche quella hyper. Ok, quindi queste sono le carte che ho trovato principalmente. Quindi, sì, Dracapult VMAX era molto molto meglio. Cioè, trovare qualche cartina in più non mi avrebbe fatto schifo, però diciamo che se le avessi trovate. Ok, ho cliccato qualcosa per sbaglio. Comunque sto dicendo, se avessi trovato quelle carte in real, di sicuro non mi sarei incazzato, anzi. A livello, considerando che non ho aperto chissà quanti. Beh, momento. 10 pack sul mio canale. 10 su quello di Mudkip, quindi siamo già 20. 15 pack per il video co per conto mio, più altri 2 o 3 pacchetti. Praticamente ho aperto un box. Però no, 3 hyper. Vabbè che è l'online, però prodotti purtroppo non ho niente, però energia ho trovato solo velocità e orrore. Anche se insomma un'energia duplice me la poteva dare, non è che mi sarei arrabbiato. Dai, raga, per favore, si sbrigassero a fare sti incontri, non stanno. Cioè, per favore, mi sta a crescere la barba. A parte che forse è meglio che non mi ci vediate con la webcam perché me la sono fatta crescere davvero. Quindi vabbè, lo vedrete prossimamente. Ah, ok, almeno uno ho fatto. Comunque, se volete chiedermi l'amicizia, tranquilli che accetto tutti. Iniziato da 23 minuti, 24 vabbè, quindi poco meno di mezz'ora. Ho
Ok, tra 10 secondi ricomincia. Perfetto. Bello, 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 bello. Questo portamazzo, per chi non lo sapesse, si trovava all'interno di una confezione speciale inglese, inglese americana, insomma. E si trovavano, non ricordo quante, comunque, delle carte EX Full Art e delle carte Trainer Full Art, poi due pacchetti, il portamazzo di Yveltal da un lato e Xerneas dall'altro, e due pacchi di sleeves, uno di Xerneas appunto, uno di Yveltal. Era proprio la fine di XY. E ricordo che in Inghilterra e in America comunque, e sul GCC online, spaccava perché era ancora il periodo in cui molte carte erano giocabili, e molte di queste carte, alcune veramente veramente pazzesche che chi gioca da un po' di tempo si ricorderà, erano promozionali in questa confezione, cioè erano assicurate. Per fare un esempio, c'era Yveltal con Palla Malefica, Yveltal EX ovviamente, Shaymin EX, erano tutte full art con un artwork speciale, insomma. Poi c'era N. Io ricordo che quelle carte promozionali uscivano come fuoriserie in un set giapponese. Sì, c'è un sacco di. Sì, era una cosa spettacolare. Io la volevo acquistare, poi ho visto il prezzo, ho cambiato idea. Poi la volevo prendere per farci un video, però probabilmente non ci sarebbe neanche entrata sulla mia scrivania. Temo che anche il suo mazzo sia un mazzo con Obstagoon. Però in tal caso è. Perché due? Perché 2 volte i danni? Ah, ok. Ora ho capito. Io quasi quasi però farei una bella cosa. Au. Perfetto. Scarto Myrton. E chi si chiedesse a cosa mi serve Myrton, poche parole. Ho un po' che. Mi serve più contro Malamar. Cioè, mi serve quasi esclusivamente contro Malamar in realtà. E mi aiuta perché. Oddio, che scarto Sonia o Bosco? Scarto il Bosco. Decisamente il bosco. Vai, Zigzagoon. E 10 dietro. Io però a questo punto caricherei lo Zigzagoon, questo qui. Come diamine ci siamo arrivati a 6 like? Ragazzi, ma mi posso girare un attimo che mi fate prendere sti infarti? Ping, 6 like. Vabbè. Allora, fare un attimo i calcoli. Peccato, peccato perché l'altro Zigzagoon è nei premi. Se no potevo puntare a prenderlo con Sonia e lasciare lui a 10. Ok, sì, è il mazzo di Obstagoon. Cioè, questa è proprio la lista, quella diciamo principale del mazzo con Obstagoon. Mentre questa che sto giocando me la sono creata io. E poi la dovrei decisamente modificare e inserirci dentro delle caramelle rare. Perché sennò, ragazzi, è veramente tosto da giocare. Line 1. Quindi questo è Sonia. E sono indeciso a questo punto se prendere Zacian o le energie.
Lo sapete, cioè io me la riesco a prendere Zacian, ma... però mi prendo Mew, così mi pari i danni dietro. Per cui, Mew dietro. E mi metto in campo un altro Linun. Anche questo, no, questo lo metto avanti però. E ottimo, boss order. Ottimo. Sperando che non... No, vabbè, ovvio che abbia almeno un altro Zigzagoon. No, lui vuole prendere Sableye. E facciamogli prendere Sableye, perché ora ha quello Zigzagoon che pensi mi. Ok, desiderio stellare, vai un po' come vuoi. Io ragazzi, adesso ho bisogno di Switch, dello Switch. Diamine, Rail Candy. Merda. No, 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 no. Ok, lui muore. Perché lui muore. Mi mando avanti lui. Ok, metto 50 danni. Gli tolgo un'energia. Sperando di toglierla. Non gliel'ho tolta, vaffanculo. Un'energia di Adal Zigzagoon. Sbarramento rimane teoricamente a 20, ok. E niente, Zacian ha fatto una cazzata. Mi devo tenere. Devo prendere energia. Adesso l'unica mossa saggia che potrebbe fare è quella di tirare Obstagoon. Ma non gli conviene perché non mi può danneggiare. Poche parole. Se dovessimo fare un'analogia con gli scacchi, non è scacco matto, ma come si muove, gli chiudo la regina. Che poi io che faccio analogie su un gioco al quale non so giocare è abbastanza divertente come cosa. Comunque, Obstagoon, e ce la portiamo, e ci portiamo a casa il primo KO. Sperando a questo punto di prendere Zigzagoon. E invece no. Invece no. Allora, questo qui in verità a me non dà fastidio perché non gioco io GX. Ok. Io gli eliminerei il Jirachi. Giusto per... No, 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 gli elimino lo Zigzagoon, lo metto giù, io gli elimino lo Zigzagoon. Diamine. Non faccio in tempo, mi sa, mi uccide prima lui. Ah no, è vero che c'era la cosa di base, niente. Raga, che culo, boss order, avanti Zigzagoon. E sbada bam! Dai, ora mi basta che mi dai modo di giocare l'altro Obstagoon. Così sto tranquillo perché sto poro Cristo sta a 40 di vita. Sta giocando, sta facendo il mio gioco praticamente. In senso quello che serve a me sta facendo. E tiralo avanti. No, cazzo Mary. Sì, cazzo Mary, semmai. Prendo solo 4 carte, ma è come sto messo adesso. Tutte energie. Guys. Ragazzi, ci siamo qualificati in finale. Grande. Ora dobbiamo solo aspettare uno di loro due. Finale con l'Obstagoon, signori. Tanto il nostro avversario abbiamo un'alta probabilità che sia un ADP. ADP fatica.
Appena metto giù Obstagoon, quindi noi dobbiamo puntare a giocare Obstagoon il prima possibile. Una volta che noi abbiamo Obstagoon caricato in campo, è finita. Perché lui non mi potrà attaccare, o meglio, non mi potrà far danno. Non facendomi danno, non mi potrà uccidere Obstagoon. E il fatto che lui prenda un'energia in più non mi tocca. Per cui avanti manderò, se riuscirò a pescarle, metterò le bambole, metterò tutto ciò che serve per resistere il più possibile. E diciamo, facciamo così, intanto quanti pacchetti abbiamo guadagnato? 4, se non erro, col secondo posto. Sì, 4 pack. Se riusciamo a vincere questi sono altri 3, 6. Più 400 gettoni sono altri. Sono ben 8 pacchetti. Quindi raga, direi che vi faccio un piccolissimo spacchettamento in live, giusto per... Giusto per festeggiare anche, diciamo, il ritorno. Allora, purtroppo va molto molto indietro. Spero che quantomeno si sia... Ah no, sono io che ho la live indietro, niente. Cioè, c'avevo la live qui che la... Non in tempo reale, diciamo. Ma io posso guardare già le analytics? Wow, beh, webcam. Si accende nuovamente a questo. Sto provando a lavorare, no? Cioè, che vuol dire? Pratica, io sto giocando, lo sto mandando in streaming online. Quindi la gente mi guarda. Se riesco a fare un buon lavoro, anche se mi ci vuole ancora un po' di pratica, la piattaforma mi inizia a inviare non tantissimo, però mi paga in base a quanti video. Produce. Esatto. Mia sorella sta in giro. Effettivamente alle 7 è ancora sta in giro quella. Vabbè. Comunque, ci manca solo un avversario, speriamo che almeno questo sia scarso. Ah, meglio. Cioè, questi qui ci hanno quittato tutti, speriamo almeno di arrivare alla fine partita. Perché... Ciao. Spiego dopo. Che oggi c'è il parente a cena e mi ero dimenticato. Cioè, nel momento in cui ho avviato la live, poi sembrava brutto staccarla così. Comunque, finiamo sto torneo. Apro sti pacchetti e mi sa che a sto punto vado. E spiegare a mio nonno cos'è la monetizzazione di YouTube. Sarà qualcosa di divertentissimo. Poi dalla prossima volta appunto oggi mi faccio un layout, provo a farmi un layout, magari decorato bene, fatto bene, generico, ma non mi metto a farlo uno per il CCC, poi ne farò uno per Minecraft eccetera, me ne faccio uno solo e vi accontentate, perché per me è già tanto quello. Comunque, se si sbrigasse a finire questo incontro, perché allora io poi non ho mai capito, questo qui mi indica il tempo massimo, perché comunque c'è il limite di tempo per la fine dell'incontro, oppure indica tipo, non so se qualcuno di voi ha mai fatto tornei veri e propri di Yu-Gi-Oh, perché lì dopo un tot che non ti presenti all'incontro
perdi automaticamente, cioè, o meglio, l'avversario può richiedere la vittoria automatica. Questo è il motivo per cui ho vinto uno dei due incontri nell'unico torneo che ho fatto. Ne ho vinte due sole di partite su sei in quel torneo, e una l'ho vinta pure per grandissima botta di culo. Ok, ce l'ha fatta. Quindi la mia finale è contro Xizhuan. Vabbè, Xizhuan 98, dai. Vediamo un po' chi ci avrà. Che mazzo avrà. ADP Zacian, no? Vediamo. Mazzo psico? Potrebbe essere un Malamar. Il che non mi dispiacerebbe in realtà, perché avrei un discreto vantaggio. O potrebbe essere ancora meglio un Mew e Mewtwo GX. Lì io me la gioco bene. Che partenza di merda! La peggiore partenza che puoi fare è con Zigzagoon lì. Pure prima, però prima almeno avevo già tutta la linea in mano. E qui il problema è proprio questo, che non ho la linea completa, però posso fare una mossa molto 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 bastarda, che è questa. Prende due per... ah, dallo psico. Ritirata, bambola, paletta, maledetta, che il traduttore italiano, questa volta gli devo dare un premio. Perché in italiano, in inglese penso sia Cursed Shovel. Mentre, regà, paletta maledetta fa pure rima e... cioè, ok, comunque è Malamar. È un Malamar. E questo qui si prende Giratina. Va bene. Quindi noi ci dobbiamo sbrigare. Gengar e Mimi. Ok, allora ho capito che mazzo è. Non so il no. No. Ma no, tu adesso mi dai per forza le carte che dico io, perché io mi incazzo. La mia era una battuta, signore. Va bene. Grazie, Fra. Mi hai fatto un favore in verità con Mary. No, raga. Mi sta prendendo per il culo, dai. Cioè, ha messo la stessa stadio che gioco io. Per cui non mi cambia un cazzo, me. Il tuo avversario non può giocare carte che hai in mano durante il prossimo turno. Ah, cazzo. Quindi io non posso far evolvere. No, vabbè. Vai. Attacca, mo voglio ride. Che non c'ho un strumento. Nel sto mazzo gioco pochissime allenatori. Cioè, non è che gioco pochissime allenatore. Gioco pochissime aiuto. E le oggetto, le strumento le uso quasi su sì, tutte. Vai. Vai, attacca. Attacca, Ocropoid, attacca. Facciamo una versus ora, il tempo di finire questa tua partita. Anche no. Più che altro perché ho finito questa, poi apro i pacchetti e poi devo andare. Quindi vorrei almeno concedere un pack opening, visto che ultimamente mi ho un... scusatemi il termine, è un po' colorito. Ho un culo della Madonna. Cioè, prima ho aperto quattro pacchetti avevo. Non ve l'ho messo fatti vedere perché erano veramente pacchetti orridi, però sono riuscito comunque a trovare la GX, che poco non è. Allora, sì, 10 danni li mettiamo su Corsola di Galar. Perché? Perché non ricordo quanta vita c'ha Corsola di Galar. Poi guarda, uno di sti giorni se famo tutte le partite che te pare, anzi se famo pure una bella diretta insieme. Però siccome oggi c'ho pure i parenti che non li vedo da un po', dovrei anche cercare di aiutare mia madre che spora, spora. Cioè mio padre sta a lavorare o chiacchierà col mio nonno, deve pure cucinare. Ok, mi fai 10-10, va benissimo, fai come vuoi. Tanto curso. No, non mi bastano neanche quei due Obstagoon. Cioè, mi servirebbe un terzo Zigzagoon. Ok, intanto metti male, ma fai che cazzo ti pare. Per toglierlo. Vabbè, che teoricamente poi con Obstagoon gli faccio i danni.
Non ne faccio una da circa 50 secoli e tre quarti. Dai, fra, non insistere, che poi vabbè, contro il mazzo tuo, questo qui è tipo la morte tua, perché non ti fa... Cioè, se riesco a concludere combo più o meno, cioè poi combo, se riesco a pescare carte più che combo, ho paura. Io non so cosa sia la paura. Poi sicuramente non ho paura di te, visto che riuscivo a batterti con Lapras mentre tu usavi ADP. A proposito, se te lo vuoi rendere forte, appena escono, comprati almeno il codice della tina di Zacian. Così almeno ti fai l'ADP Zacian e vaffanculo. No, non ho visto quanto c'ha dita, quanto c'ha dita. Ma vaffanculo, io mi sono spaventato per sto coso. Se questo non è in posizione attiva, veniamo a fare poi. Porco due. No, raga. L'abilità è tosta di Cursola. Ecco perché vale un pochino. Non tantissimo, però un pochino vale. 100. Come glieli tolgo io 100? Sì. Niente, raga, mi tocca rischiarmela. Perché il gioco mi odia. 30 danni. Ok, a parte che almeno glielo crepo. Posso dirlo, almeno glielo crepo. Grazie Frank, a te, scusa se rifaremo uno di questi giorni. Line 1. Ora ragazzi dobbiamo sperare che cicchi male e faccia croce. Perché se lui fa croce noi siamo in... vaffanculo. Stavo per dire eravamo in vantaggissimo e invece... Vabbè, dammi un'energia buio quantomeno, grazie. Io mando lui a morire. Cioè, se proprio devo scegliere, mando qualcuno che può. Qualcuno di sacrificabile. E questo Zigzagoon è più sacrificabile dell'Ainun, che deve diventare un Obstagoon. Quindi io direi che mettiamo 30 danni sul Giratina dietro. Perché tanto loro due non sono un problema. A livello di offensiva parlo, chiaramente sarebbero da eliminare il prima possibile. Però sono meno fastidiosi di lui. Anzi, se adesso pesco anche un altro Zigzagoon sarebbe la perfezione. Dovrei aggiungere in questo mazzo i retini. Così che ritiro su Zigzagoon e lo rimetto giù. E merda però spettro targa pure. Ricerca accademica. No, vabbè, lui gliel'ha data praticamente solo per levarsela dalla mano. Allora, lui non mi dà problemi. Cazzo, lui sì, però. Aspè. Guys. Adesso mi serve Mirton. Non l'ho scartato ancora, no? Ok. Se mi dà Mirton, gliela chiudo in faccia la partita. Perché loro non mi danno nessun problema, è lui quello che è pericoloso, perché lui adesso deve scaricare 30 dietro, 40 dietro. Non gliela chiudo in faccia, però. E non mi dà manco Mirton. Vaffanculo. A sto punto 30 qui. Ed energia buio. No, raga, mi sa che ci fermiamo al secondo posto. Che non riesco a pescare carte, cioè le carte mi servono. E lì ci puoi avere tutta la maestria che vuoi, il mazzo più forte del mondo, ma se non peschi le carte, c'è poco da fare. Inoltre, anche se riuscissi a ucciderlo, no, raga, ma mi ha messo alle strette. Questo è un bel mazzo perché ragazzi ora vi faccio fare questo bel ragionamento.
Lui adesso è quasi impossibile. È quasi certo che mi attacchi e mi faccia 130. Io rimango 20 di vita. Anche dovessi riuscire a shottarlo, lui ha la spell tag. Si dovrebbe chiamare così in inglese, no? Spell tag. Lui mi può mettere 40 danni su qualsiasi po'. Quindi vabbè raga, vedete c'è. Il Giratina glielo tiro giù, però vince lui comunque. Perché mi mette i 40 danni sull'Obstagoon. Vediamo un po' che carta mi dava. No, mi sa che manco me lo fa vedere. No, farò pescare prima lui. Mi dava la poke bambola. La carta che mi serviva per temporeggiare. Vabbè, comunque, raga, non ci è andata male. Anzi, siamo andati decisamente molto bene. Semifinale, finale, che ce la potevamo giocare alla fine. Comunque, abbiamo 200 gettoni, due pacchetti tuoni perduti, due di fragori di belle. E io raddoppio la dose di fragori di belle con i gettoni appena vinti, direi. Ah no, uno solo lo posso prendere. Merda, merda, merda. Oddio. Ah, torneo completato. Io a questo punto, ragazzi, però non prendo questo e mi prendo Eclissi Cosmica perché sto cercando un ADP. E basta uno in realtà nel mazzo in cui lo voglio inserire. E in generale, ecco qui i nostri pack. Siamo proprio da Eclissi Cosmica alla ricerca di ADP. Sembrano dai statua, bacio per terra. Però anche normale non è che lo disdegni, insomma. Poche bambola di lili, è buona. E niente, Palossand. Ok, facevo quasi. Finalmente, ragazzi, ora spero di sculare e trovare tutte Hyper, però che non mi servono. Così le do via. Iniziamo da qui. Zero ora Hyper. Dammi zero ora. Vi giuro, se oggi non trovo niente mi incazzo perché di solito faccio schifo. Infatti, monte del tuo. No, regà. No, regà. No, regà, no. Qui è da storia su Instagram. Questa è da storia, ragazzi. Questa è da storia. No, 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 no. Prisma è fuori serie. Ci scriviamo. Ecco che vi perdete a non venire in live, tra l'altro si vede anche il cadetto nella storia, quindi ci metto sotto, boh, qualcosa. Ci metto una bella GIF sotto. Scusate, ma era d'obbligo. Cioè, andava fatta questa cosa, andava fatta. Quelle io non so quanto valgano. Monte del Tuono in qualche mazzo si gioca, ma la borsa non lo so. No, vabbè. Celebi Prisma, non so se valga, quanto valga, ma buona. Perché la do via. Visto che già ce l'ho. L'avete vista anche nell'Obstagoon. E sbada. Poi vaffanculo. Whiskas. Dai, dammi a sto punto qualcosa di buono. Qualcosa di buono. Electrivire. Bene, vediamo giusto quanto possono valere queste due carte. Perché se valgono pacchetti, li apriamo. Cioè, oppure li prendo e ci compro qualcos'altro. Qui che mi dai i prodotti Little
Ok, Monte del Tuono vale per un gioco di squadra o una tempesta astrale? Invasione scarlatta. O eclissi cosmica. Sublime in realtà non lo gioco, non lo uso quasi mai in partita, quindi quasi quasi ci faccio un pensierino, va. Tanto mi prendo un gioco di squadra a sto punto perché tra i... Ah, è vero, ce ne ho già un altro non scambiabile, quindi ottimo. Con questi, vabbè, non mi servono sinceramente queste carte. Pinkurcin non mi serve, Frosmoth. Vabbè. Ah, Keldeo, sesto K. Io Keldeo non lo do via perché mi serve per lo tsunami, che è un altro mazzo molto forte che in realtà è parecchio che non uso, ma che fidatevi che mena. Ok, quasi quasi raga, io sto Sablai e lo darei via sinceramente. Con due pacchetti qualcosa di buono me lo potrei anche prendere, credo. Sì, poi chiaramente dovrò cambiare le carte lì, però tanto mi vedo qualcosina di utile magari. Del Maes Viper, no. Banda Vitale, Steelix, Shinx, Coppera Javi, però Blast Easy Axe. Caracosta, cazzo, chi lo compra Caracosta? Cioè, che ci devo fare con Caracosta? Di allora Jolteon, sì, Jolteon EX. Non si gioca dai tempi di... Via. Due pacchetti così a cazzo. Meglio di niente. Ma sai che c'è, quasi quasi mi metto via i pack e vi ci faccio un'apertura più grande in un video magari. Vedo se riesco a sculicchiare anche in qualche altro pacchetto o comunque a vincerli. Quindi raga, qua da Phoenix è tutto. Ciao!